stata una festa, la giornata dell'accoglienza all'Istituto Falcone Scauda di Torre del Greco. L'avvio dell'anno scolastico, giovedì 13 settembre, in tutti e quattro i plessi, Scauda, Conte, Orsi e Scaramella. E per i tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria. Per me è un momento di emozione, non solamente per tutto ciò che questi docenti della scuola secondaria sono stati capaci di organizzare e di leggere e di dare la possibilità a me, ai genitori, di leggere oltre quelle che sono le apparenze, no? Le situazioni, ma proprio per hanno oggi i docenti in questo momento hanno proprio concretizzato questo passaggio che non è un passaggio, una trasmissione del sapere, ma è un facilitare, accompagnare, al dare un metodo ai saperi, a saper guidare il mondo. Allora ragazzi, fate tesoro di questo percorso. Scuola secondaria di primo grado, primo anno, secondo anno, terzo anno, accompagnati da questi validissimi docenti, mamme, genitori. Ecco, cerchiamo di dedicare l'attenzione necessaria ai nostri ragazzi. Non è come andare in salumeria. Allora i nostri giovani hanno bisogno di attenzione. La scuola stamattina ha mostrato di avere questa attenzione, un'attenzione che durerà per tutto il triennio. Genitori, insieme alla scuola possiamo realizzare grandi cose ponendo attenzione ai nostri ragazzi. È il nostro domani, è il nostro futuro, è il nostro presente e così possiamo realizzare grandi cose. Buon anno! Noi ragazzi abbiamo stamane partecipato all'accensione del fuoco e l'abbiamo simbolicamente ricevuto in dono. Ora vogliamo ricordare a tutti la fenice, che in senso lato sta a significare la possibilità di rialzarsi dopo le fasi di difficoltà e le eventuali cadute. Anche se affondiamo le radici nell'antichità, questo mito è quanto mai attuale e noi ci dovremo far ispirare per farci risorgere più forti di prima. E noi, fenici vesuviane, in tal senso, siamo vulcanici. Momento altamente significativo che segna per gli alunni e le famiglie l'inizio di un tempo nuovo, carico di progetti ed aspettative. Filo conduttore quest'anno per i tre ordini di scuola, il fuoco, elemento naturale che emana luce, calore, energia, simbolo di forza, passione, coraggio, conoscenza, rispetto ed accoglienza. Vi vogliamo accogliere noi con un applauso, bimbi, un applauso alle nuove arrivate. Inizia adesso un nuovo percorso. Noi quest'anno l'accoglienza è il titolo della e mettiamoci a fuoco. Noi quest'anno lavoreremo sul fuoco, il fuoco perché come calore, come passione, come calore della famiglia, dell'amicizia, calore del popolo napoletano, calore della conoscenza, il calore del sole. Chi è il nostro sole in questa scuola? Il nostro sole è la preside Maria José, abilitato. Diciamo che con la sua professionalità, con la sua conoscenza, comunque sta portando questa scuola veramente ad alti livelli. Il mio fare è un non voler tradire la fiducia che io sento, la responsabilità e i bambini sono loro sono la mia stella, il mio orientamento, il mio faro. Auguri a tutti noi, ne abbiamo bisogno. E un applauso fortissimo, questo applauso ai nostri piccoli della scuola dell'infanzia che passano alla scuola
primaria, al primo anno di scuola primaria. Qui ci sono i bambini delle classi successive alla prima, della seconda primaria, della terza, della quarta, della quinta solamente, mi hanno fatto una sorpresa, della quinta, benissimo, che rappresentano tutta la scuola. E quindi loro vi accolgono e sapranno utilizzare il linguaggio migliore per accogliervi nel migliore dei modi. Grazie, buon anno a tutti noi. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole con i suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella l'aria verde, mi manca quando batto, perché un cappellino di neve, questo è un vero di me, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire, la strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia. Una giornata carica di emozioni. La dirigente Maria José ha abilitato nelle vesti di dea dell'antica Grecia e in quelle del Dio Sole, insieme con i docenti dei tre ordini di scuola, ha augurato a tutti gli alunni un buon anno scolastico, un cammino di formazione che sia per tutti ricco di scoperte e arricchimenti personali. Bisogna saper giocare, bisogna saper far sognare, bisogna saper attraverso l'immaginazione lavorare e insegnare, imparare. E allora non è in maniera... l'apprendimento vuole la gioiosità, vuole lo stare bene. Questa è la nostra responsabilità. Stare bene, e aggiungo stare bene insieme. Ora è un momento importantissimo, i vostri figlioli forse non ricorderanno questo momento, ma voi sì, e voi glielo farete ricordare. C'è chi piange, c'è chi è venuto con gioia. Accompagniamo ciascuno per quello di cui, perciò dando loro, assicurando loro ciò di cui hanno bisogno. Adesso diamo l'avvio all'anno scolastico, che sia un viaggio scoppiettante, meraviglioso, ricco di amore. Mi raccomando, un applauso. La preside con un nostro alunno andranno ad accendere in maniera simbolica la fiaccola dell'amicizia, dell'amore, della speranza, della luce.